Brusadelli Pietro e Claudio SNC. Spurgo, trasporto rifiuti speciali e video ispezioni. Via Stabilini 1, Malgrate. Suona la campanella! Acquista i migliori prodotti di cancelleria e libri di scuola da Radici a Galbiate. E fino al 15 ottobre, sconto del 10% sui prodotti di fornitura scolastica. Buonasera e bentrovati a questo nuovo appuntamento con Sette. Questa settimana abbiamo con noi Marco Secomandi, presidente dell'SD Civate. Buonasera. Buonasera, buonasera a lei, buonasera a tutti. Vi ringrazio per avermi invitato a questa breve intervista in rappresentanza della SD Civate, per cui ringrazio la vostra emittente. Partiamo da Valmadrera, dove sono terminati i restauri alla chiesa. In occasione della festa della Madonna di San Martino, che a Valmadrera si celebra ormai per tradizione alla seconda domenica del mese di ottobre, abbiamo, come dire, affrettato un poco l'apertura completa della chiesa parrocchiale, apertura completa che significa liberare la chiesa parrocchiale, liberarla da quelli ponteggi che ormai da anni la ingombravano. Abbiamo anche ritrovato la scoperta di qualche pezzo di valore che la ricopertura di colore grigiastro aveva praticamente azzerato, soprattutto queste colonnine che circondano le due nicchie d'ingresso, alla destra con la statua di Sant'Antonio Abate e a sinistra il battistero, che sono invece caratterizzate da questi stucchi di colore rosaceo arancione, che sono degli stucchi lucidi, quindi con una certa preziosità e anche una certa lunghezza di restauro. Credo che nelle prossime 2-3 settimane tutto si concluderà e quindi sarà possibile per chi passa poterla vedere in tutta la sua luminosità completa, anche con il rifacimento adeguato dell'impianto di illuminazione. Resteranno poi la pavimentazione, che credo che sarà l'ultimo lavoro, perché quello prossimo sarà invece la sistemazione delle parti collaterali, in particolare la cosiddetta cappella di Lourdes, ma più precisamente il campaniletto che sovrasta questa cappella e che fa riferimento all'antica chiesina che è stata sostituita poi dalla chiesa attuale. Questo campaniletto che forse ha anche qualche rischio di instabilità, per cui dobbiamo anche un poco verificare la statica, e quindi credo che immediatamente sarà questo il prossimo intervento. Presidente, quali sono le attività dell'SD Civate? Allora, la nostra società, nata nel 2014, ha realizzato degli obiettivi in 3 anni che si era posta invece in 5 anni, per cui abbiamo tutto il settore giovanile che va da 2 squadre degli esordienti, i giovanissimi, gli allievi. Quest'anno abbiamo inserito anche gli juniores, è una prima squadra che milita in prima categoria, per cui questo è il risultato dei primi 3 anni di lavoro. Spostiamoci ora a Valmadrera e continuiamo a parlare di sport. Sono state infatti presentate le squadre della Polisportiva. Lunedì sera abbiamo presentato tutte le squadre della Polisportiva Valmadrera al Cineteatro, squadre della pallavolo, del basket e del calcio. Sono oltre 350 gli atleti minorenni che si allenano presso la Polisportiva, con oltre 500 famiglie coinvolte. Quindi continua l'attività da oltre 40 anni della Polisportiva come aiuto alle famiglie nell'attività sportiva e nell'educazione e nella crescita di questi ragazzi. Lei è anche vicepresidente del comitato per la realizzazione di un nuovo campo in sintetico presso l'oratorio. Come sta andando l'iter per questa importante opera? Il progetto, che è partito a maggio con la presentazione alla cittadinanza di un comitato, è un comitato che raduna sia
l'oratorio che la polisportiva, perché la polisportiva da sempre opera all'interno dell'oratorio di Val Madrera, quindi fanno parte del comitato sia Don Adelio che Don Tommaso. Da un lato anche Don Tommaso ci tiene sempre a sottolineare che questo è un progetto che deve vedere coinvolta la comunità e deve essere un modo per la comunità di ritrovarsi in questo progetto e nell'oratorio. Dall'altro la polisportiva con l'esigenza sempre di avere un terreno di gioco tecnicamente all'avanguardia e in grado di supportarli da un punto di vista tecnico. È un progetto di successo perché tutta la popolazione si sente coinvolta. Abbiamo già raccolto da maggio oltre 32.000 euro per il progetto, considerate che dobbiamo raccogliere 300.000 euro. Siamo partite diverse iniziative, quella delle zolle che i cittadini di Val Madrera ormai conoscono bene, e abbiamo coinvolto anche gli industriali, abbiamo mandato oltre 700 mail a tutti gli industriali di Val Madrera. Dopodiché sono state fatte anche adesso delle felpe come altre iniziative in cui una parte del ricavato andrà sempre a favore del campo sintetico. E sempre a questo proposito sono in programma due nuove importanti iniziative. Da un lato c'è quella con i commercianti, con la piattaforma Tre Cuori che presenteremo a breve, vale a dire la possibilità dei cittadini di associarsi a questa piattaforma, di ottenere una carta con la quale nel momento in cui fanno un acquisto presso i commercianti che aderiscono, se superano una certa quota, ecco che il commerciante rilascia un bonus il quale i cittadini potranno devolvere per il nostro campo sintetico. Dall'altro quello dei finanziamenti infruttiferi, qualsiasi cittadino farà con noi un accordo nel quale di fatto ci presta dei soldi ai quali noi andremo a restituire nel corso degli anni senza interesse. Questo è un modo per contribuire a questo campo, perché sappiamo bene che 300.000 euro non riusciremo a raccoglierli prima dell'inizio del campo, ma noi li dovremo poi raccogliere anche negli anni successivi. Restiamo a Val Madrera, dove la parrocchia ha celebrato Don Deusdedit. Io sono Deusdedit e vengo dall'Uganda, però in momento vivo a Roma per motivi di studio nella teologia biblica, e ogni tanto, soprattutto in estate, vengo qua a Val Madrera per assistere nelle funzioni, per aiutare nel pastorale. Sono davvero contento di aver conosciuto questa comunità tramite Don Adelio e ringrazio questa comunità perché sinceramente mi ha preso come uno di famiglia. E continuo a farmi apprezzare il dono del sacerdozio. In questo giorno, quando festeggio 10 anni di sacerdozio, dunque ringrazio tutti e ci manteniamo nel vincolo della preghiera in questa bellezza di Val Madrera, questa bellezza di Lecco. Grazie. A Val Madrera, importante appuntamento promosso dalla Consulta dell'Alimentazione. Martedì 17 ottobre alle 20.45 presso il Centro Culturale Fate Bene Fratelli avremo come consulta dell'alimentazione del Comune di Val Madrera una serata particolare. Parleremo di bitto. Bitto è un formaggio storico, il bitto è un formaggio che viene prodotto in Valtellina, ma forse non tutti sanno che viene prodotto anche in provincia di Lecco, in Val Varrone. Roberto Bonati, assaggiatore ONAF e esperto di formaggi, incontrerà i due fratelli Colli, che Enrico e Daniele Colli, che producono bitto in Val Varrone. La nostra serata sarà divisa in due parti. Una parte chiamiamola di incontro, dove loro spiegheranno come fanno a produrre il bitto, la loro vita da giugno a settembre negli alpeggi della Val Varrone. La seconda parte invece ci trasferiremo in un'altra sala del Centro Culturale Fate Bene Fratelli e invece assaggeremo delle tipologie di bitto. Questo bitto verrà, la degustazione verrà guidata da Roberto Bonati, appunto, e ci sarà anche la possibilità di assaggiare dei vini in abbinamento a questi formaggi, a queste, diciamo, questi tipi di bitto con vario invecchiamento. La serata ha dei contenuti, diciamo, didattici e avrà anche dei contenuti gastronomici. Presidente, quali sono gli obiettivi della prima squadra dell'SDC Vate? Allora, gli obiettivi sono obiettivi molto molto semplici, cioè mantenere la categoria. Mantenere la categoria per noi è motivo d'orgoglio, perché la nostra società, che da 3 anni ha sviluppato un passaggio dalla terza alla prima categoria,
può in questo momento fare questo tipo di valutazione. Per cui devo dire comunque grazie a tutte le persone che fanno parte della SD Civate, soprattutto ai nostri giocatori che si impegnano con passione e dedizione a questo sport e al nostro nuovo allenatore, Mister Sala. In due anni siete passati dalla terza alla prima categoria. Qual è il segreto? In tre anni. Il segreto è cercare di trasmettere a questi giovani e meno giovani, perché ci sono alcuni ragazzi che hanno anche 30 anni, quello che è il cuore del calcio, che deve dettare ed è dettato soprattutto dalla passione. Se vi è passione da parte di una persona, e magari non è un fenomeno, noi non abbiamo fenomeni, però abbiamo, credo, e lo dico con motivo d'orgoglio, dei giocatori che hanno sempre dedicato molto tempo a questo sport senza particolari riconoscimenti. Per cui noi abbiamo dei premi che sono dettati da dei profumi che diamo ai nostri ragazzi come omaggio per ciò che riguarda un risultato, che può essere una partita, che può essere una rete e quant'altro. Per cui la mia passione è riuscita ad essere in qualche modo trasferita attraverso i giovani o verso i giovani. Quest'anno abbiamo moltissimi giovani che militano nella prima categoria. E noi ci uniamo sicuramente ai complimenti a questa squadra. A Bosisio sono in corso importanti studi legati alla chiesa di Sant'Ambrogio. L'amministrazione comunale si è impegnata nel corso di questi anni a valorizzare numerosi degli elementi presenti qui a Bosisio. L'ultimo oggetto merito di questa nostra attenzione è la chiesa di Sant'Ambrogio. Abbiamo quindi stretto un accordo con la parrocchia di Garbagnate Rota, che è proprietaria del bene, per avviare un progetto di recupero, di ricerca e di studio di quella che è la chiesa. Una delle finalità del progetto è la pubblicazione di un volume e la creazione di un DVD che saranno poi rese disponibili per gli interessati. In antichità questo edificio era nato per essere un oratorio campestre, quindi completamente isolato. Gli studi che sto compiendo in questo periodo, che continueranno nei prossimi mesi, verranno raccolti in un volume dedicato alla storia di questo antico oratorio per dare una datazione circa la fondazione. In questi giorni abbiamo avuto la possibilità di recuperare un'antica pergamena che veniva citata nelle varie bibliografie e che risale al 1206. E questa pergamena parla dell'antico oratorio di Santi Ambrosi di Carbagnate. Quindi abbiamo la certezza che per quella data l'oratorio già esisteva. Gli affreschi più antichi che si trovano all'interno di questa chiesa risalgono al 1300-1400 e il signor parroco desidera un restauro e un intervento conservativo. Infatti nei prossimi mesi avvieremo un progetto dedicato a questo intervento conservativo e verrà eseguito naturalmente sotto la supervisione delle soprintendenze competenti da restauratori qualificati. Festa a Civate con Polenta e Missoltini. Polenta e Missoltini è un evento che anche quest'anno siamo riusciti comunque a portare a buon termine. Ovviamente Polenta e Missoltini perché comunque è un piatto tipico del posto. Tutto questo comunque è fatto anche per portare un progetto avanti per quanto riguarda l'associazione Sant'Andrea. L'appuntamento rientra nel calendario proposto dall'associazione Sant'Andrea. Quali sono gli obiettivi del vostro sodalizio? Polenta e Missoltini praticamente chiude i vari eventi di quest'anno
e dove comunque sono serviti per andare a migliorare il nostro territorio del lago di Isella. Tra gli appuntamenti da non perdere, ricordiamo che domenica prossima, 15 ottobre, si terrà la festa di Galbiate, la secolare manifestazione che ogni anno propone una giornata ricca di eventi. Tra iniziative, il mercato delle bancarelle, gli stand delle associazioni, la processione religiosa accompagnata dalla banda e i giochi di una volta promossi dalla Proloco. A Valmadrera, successo per la camminata dedicata al comune marchigiano colpito dal terremoto di Sarnano. 3, 2, 1, via! Valmadrera per Sarnano. Cos'è? È un progetto che è nato in una cena in collaborazione tra l'Aldo Moro e il gruppo Cinge Scout di Valmadrera per una raccolta fondi per i paesi terremotati. Ci siamo chiesti cosa poter fare a livello comunitario a Valmadrera e da qui è nata l'idea di provare in maniera sperimentale per una prima volta a coinvolgere tutto il mondo dell'associazione di Valmadrera. Ci siamo buttati in questa grande avventura e oggi testiamo il risultato di questa prima collaborazione tutti insieme. Nel corso della giornata è stato possibile anche collegarsi con Sara, la giovane mamma di Sarnano che coordina gli interventi a favore del centro colpito dal sisma. Sì, ciao a tutti, innanzitutto volevo ringraziarvi per tutto quello che state facendo. Sono molto contenta, anche a nome, parlo a nome degli altri componenti del comitato, di questa passeggiata che avete organizzato e di tutto quello che state facendo per noi. Vi ringrazio veramente tanto. Questa camminata che coinvolge tutte le scuole di Valmadrera, pensate che abbiamo distribuito 800 volantini, vuole toccare tutti i plessi scolastici perché ci sembrava giusto che un progetto con destinazione fondi ad una scuola sia stato comunque predisposto per le scuole, quindi le scuole di Valmadrera coinvolti in prima persona nel progetto, nella camminata e nella raccolta fondi, ma soprattutto far capire quanto è importante la solidarietà, soprattutto nei primi momenti di vita. Fare solidarietà è comunque importante coinvolgere le fasce più giovani, perché è da lì che si riscoprono i valori veri e si fa capire veramente cosa vuol dire essere in una zona disagiata, in una zona priva di scuola, di strutture, di banchi, di tavoli, di lavagne. Con questa camminata noi vorremmo far capire a tutti i bambini che in un momento ti può veramente cambiare la vita. Presidente, qual è il vostro rapporto con il territorio? Direi eccellente. Eccellente con quello che è la nostra amministrazione comunale, quella con il nostro sindaco Baldassare Mauri, quella con anche le componenti legate alla cittadinanza. Noi abbiamo visto che siamo riusciti a catalizzare questa attenzione che da qualche anno non, diciamo, bazzicava in quel di Civate. C'è comunque una squadra di pallavolo, una squadra di basket e noi con il calcio cerchiamo comunque di onorare la bandiera del Civate, tant'è che il nostro logo è rappresentato con il caprone del comune di Civate, il lago di Como, la regione Lombardia e la nazione Italia, per cui siamo molto orgogliosi di quello che siamo riusciti a fare, lo rappresentiamo e lo amplifichiamo attraverso questa comunicazione continua con l'amministrazione comunale e con il territorio intero. A Galbiate, ampia partecipazione alla camminata per Sara. 3, 2, 1, via! La manifestazione ha avuto un buon successo, un buon riscontro, i percorsi sono stati tracciati in maniera splendida, 3 percorsi di 6 km, di 12 e di 18, quasi interamente sterrati, con pochi tratti in asfalto. Quest'anno la novità è stata la 18 con la gara competitiva, adatta ai runners più esperti che vogliono cimentarsi in qualcosa di un pochettino più impegnativo. Ecco. Tutti e tre i tracciati percorreranno le frazioni di Mozzana e quelli più lunghi con Sonno e Figina. La manifestazione è dedicata alla memoria di Sara Menaballi e Adelaide Altimari. Sara era una ragazza solare, piena di vita, piena di gioia di vivere, amava molto lo sport e noi siamo molto felici di avere la possibilità, questo è già il terzo anno, di ricordarla con
questa manifestazione, che comunque racchiude sport, racchiude voglia di fare del bene. Adelaide era una ragazza piena di vita, gioiosa anche lei come Sara, e hanno avuto la sfortuna di conoscersi per la malattia, e questa manifestazione deve servire per aiutare più donne possibili a conoscere il problema e cercare nel miglior modo possibile affrontarlo e, se è possibile, risolverlo. Al termine della manifestazione sono stati premiati i primi tre concorrenti nelle categorie maschile e femminile. Tra gli uomini si è imposto Matteo Vaccani, seguito da Luca Guglielmetti e Andrea Piani. In campo femminile a vincere è stata Daniela Gilardi, alle sue spalle Maria Luisa Vittor e Emanuela Fossati. Questa era l'ultima notizia, noi ora ringraziamo il nostro ospite. Grazie a voi, grazie tante davvero. E a tutti voi, cari telespettatori, do appuntamento alla prossima settimana. Vi aspetto! Brusadelli Pietro e Claudio SNC, spurgo, trasporto rifiuti speciali e video ispezioni. Via Stabilini 1, Malgrate. Suona la campanella! Acquista i migliori prodotti di cancelleria e libri di scuola da Radici a Galbiate. E fino al 15 ottobre, sconto del 10% sui prodotti di fornitura scolastica.